Consigli che do è studiare sempre qualsiasi tipo cioè affiancarsi se si può a un insegnante, intanto che possa dare una via. Però una cosa devo dire agli insegnanti, molto spesso mi trovo degli allievi che mi arrivano con le tablature di internet, quelle che trovi nei siti di tablature, però quelle non fatte bene. Quelle fatte male. Esatto. È un conto se arriva l'allievo con quelle, un conto se è l'insegnante che gliel'ha dato. Ecco, su questa cosa qua, insegnanti, tentate di non dare queste cose qua. Piuttosto, non dico che il ragazzo debba leggere per forza, ma piuttosto che arrivi che la sa a memoria, perché quel tipo di cosa lì, lo so che è molto intuitiva e veloce, però non può essere un metodo, a parere mio, un metodo di studio che insegna un insegnante. Se il ragazzo se la tira fuori, ok, sono fatti suoi. Ma che un insegnante sia lui a dire questo è la parte, no, quella roba lì è un po' inaccettabile da parte mia, perché nella parte c'è. Ci deve essere il ritmo, il giro di basso, quei numerini lì senza ritmo, senza niente. Ci sono delle intavolature fatte benissimo, tipo quelle degli assoli di Jaco, dei giri, che comunque c'è la parte sopra e Sì, sotto la c'è il ritmo. pubblicazione tipo della Leonard, quelle che escono ufficiali, Ecco, in quel caso sì, in quel caso risolvono problemi anche a bassisti bravi. Dico, ah, si fa così, il sintetizzatore è questo, ok. E quindi si usa questa cosa qua. Però quel tipo di cose là che l'insegnante la proponga e sia lui a dire, ecco, su questa cosa qua dico, tentate di non farlo, tentate piuttosto di usare la memoria o sì, l'orecchio, perché chiaramente uno dice, ma suoni anche ad orecchio, è come dire, ma dipingi anche guardando quello che stai dipingendo, è la stessa cosa, perché uno che suona ad orecchio. Cosa c'è di male rispetto, no? Uno deve leggere e basta. questa è la classica Musica, domanda dell'uovo o della gallina. Secondo me la musica nasce prima da una percezione dell'orecchio, poi lo studio assolutamente, è stato storicamente costruito dopo. assolutamente, quindi alla fine è questa la. Allora, lo studio, quindi tentare di essere più di avere più generi sulla quale poter fare, dipende che professione uno vuol fare, se vuol fare rock, solo il rocker, è ovvio che magari mi dice sì, ma a me la lettura non frega niente, a me di andare a suonare un'orchestra pop non mi interessa, La ok, versatilità quindi quanto è importante? versatilità, Ecco, ecco. mi aggancio a questa cosa. Quanto può essere, proprio al di là della professione, no? Sì. Proprio musicalmente, si riesce a fare un crossover fra i vari generi, rimanendo fedeli al genere? Nel senso, io immagino chi suona rock magari può avere difficoltà a suonare jazz. Allora, io ho visto su una persona che stimo veramente tanto, che è Steph Burns, io ho visto che lui rock lo sa fare, ma quando facciamo i pezzi di Mike Stern, Pat Metheny, come si suol dire, spacca il culo, nel senso che non è solo il suono, quella cosa lì, cioè lui è fantastico, quindi ha una versatilità pazzesca, Steph. Perché uno dice su di me, sul basso è già più facile, perché comunque bene o male il walking bass magari lo fai, l'accompagnamento di un pezzo rock ad ottavi lo fai, poi dipende, poi c'è il suono, ma il suono a volte non dipende soltanto dalla mano, dipende anche dal tipo di basso, ok? Perché se hai un Rickenbacker piuttosto che un Fender cambia, il suono cambia anche se tu qua devi avere un suono bello, però la tipologia te lo dà anche il basso, non di suono. E quindi io vedo in una persona come Steph, una persona che ha studiato un sacco tutto, anche jazz proprio con gli accordi fighi, e poi comunque quando ti fa la ballad ti ammazza, ok? Quando tira fuori il lato blues che ha, però comunque quando fa anche gli assoli in pezzi di Mike Stern, Pat Metheny, bravissimo, quindi ha una preparazione assoluta, no?
è preparato su tutto. Un altro batterista, per esempio, Max Furia, mi ha distrutto, perché chiaramente si è abituati a sentirli, magari i nomi così, sì. No? Dopo, quando li vedi, ci sono insieme, io sono con lui con un progetto Timeline, dove suoniamo un misto tra jazz, fusion, però comunque è una cosa in trio, col pianoforte, bella. Mi ha stupito una volta che l'ho chiamato in una situazione, perché io lo conosco così, Max, ok? Tutti i suoi 22 anni di tournée pop non lo seguivo molto, lo seguivo di più in queste cose qua, jazzy, così. Lo chiamo in una situazione pop e sentivo proprio il classico suono rullante del disco, diversissimo da quel jazz che fa. E quindi ho detto, minchia, quanto ho studiato per riuscire ad avere questa cosa, ma non è mica l'unico, ce ne sono tantissimi che sono super versatili. Per esempio anche Fabio Valdemarì con la Mannoia fa esattamente quello che deve fare, la notina, l'appoggio di qua e là. Poi col trio con me, Paolo Muscovi, o con Steph, fa il demonio, sembra cicoria. Però se tu vedi a sentirlo con la Mannoia dici, ah, vedi? Bravo, contenuto, invece com'è contenuto non lo è mai, perché chiaramente siamo due pagliacci e quindi comincia già l'ultimo video, abbiamo voglia di far casino e quindi c'è sta cosa qua, quindi versatilità, lo studio assieme all'insegnante, la versatilità è importantissima perché comunque ti permette di fare varie cose. Poi se uno dice no, io voglio far jazz, allora bisogna andare da un insegnante come Dario De Ida, e andare, e non solo Dario, ci sono anche sassofonisti, pianisti che ti danno l'armonia, bisogna sapere un sacco di cose. Bene. È chiaro che ognuno ha il proprio stile, insomma, no? E, però più ne sai meglio è, a parere mio, è sempre stato così. Ti faccio un'ultima domanda, poi sì. Magari ti lascio andare, che la giornata è lunga anche per te. Quanto studi ancora? Quanto è importante ancora lo studio? Io immagino una giornata, no, in cui tu sei benissimo, perché nel senso comunque sia adesso, soprattutto che sei in tour, quanto riesci magari le partite, gli spostamenti, cioè nel senso uno sempre. Sì, in realtà la giornata è piena anche a casa quando venite a fare, perché magari devi tagliare il prato oppure devi portare via le cose, c'è il bambino, ci sono e le scuole, le lezioni. Allora, a parere mio c'è una piccola differenza tra il suonare e lo studiare, no? Uno si mette là e suona. Suono sugli standard, faccio gli assoli. Lo studio in realtà è una cosa più mirata, faccio quel tipo di scala, quel tipo di cosa, in varie tonalità, capisco come funziona questa cosa, quindi è un po' più noioso, tra virgolette, che mettersi là e suonare sulle cose. Quindi in realtà non ho situazioni standard, però l'ho chiesto un po' a tutti ed è un po' per tutti così. Cioè nel senso, ci sono delle volte in cui ti metti a suonare e dopo anche a studiare, a fare e stai lì 3-4 ore, a volte dove già dopo 10 minuti sei già stanco di fare, vabbè dai, oggi non studio, suono qualcosa, faccio pratica, faccio... Quindi in realtà a volte, cioè io agli allievi dico sempre questo, quando iniziano, piuttosto fai un quarto d'ora al giorno, ma non farmi un'ora una volta alla settimana, perché non serve a niente, soprattutto quando inizi a mettere le mani sullo strumento, per riprendere confidenza. Poi, quando ce l'hai, tenta di studiare sulla musica, perché all'inizio fai quegli esercizi di fitness, no? Che possono servire per il movimento. Quando inizi a, invece magari a leggere qualcosa, studiare sulla musica, cioè cosa vuol dire? Studiare tipo pezzi di Bach, queste cose qua, ti aiutano a formare una musicalità e allo stesso tempo la tecnica. Avrei chiesto Bach, nel senso che un po' nel se uno ti ascolta nei soli, uno sente molto Bach, lo sente anche Parker, nel senso Bach poi è uno studio che ritorna molto, se vedi Berlin, Pastorius, l'hanno fatto praticamente tutti. No? Devono farlo tutti, anche... Anche Dario De Ida c'è nel... Esatto, senso. Quindi è uno studio molto importante. Patitucci con il preludio in sol maggiore penso che abbia aperto proprio... Quindi quel tipo di cose lì vanno studiate perché tu stai studiando una tecnica che solitamente non useresti, esatto.
con della musica però, perché se la studi così vale per quella cosa lì, magari per un riscaldamento o qualcosa, però per fare musica, per avere un po' più di espressività serve una grande musica, quella di anche Mozart, passaggi, magari non tutto, un passaggino tecnico tipo la marcia alla turca che ha quel passaggio tecnico, piuttosto di far tecnica a vuoto, la fai su quel tipo di cosa lì, magari sposti la tonalità. Lo studio delle quadrilli, per esempio, è pazzesco, cioè inizi a fare quella cosa lì. Cioè, infatti Jeff Belli fa dei video, guardate i video di Jeff Belli, in quelli didattici, sono importantissimi perché dice di quelle cose verissime che sono molto utili. Quindi alla fine non si smette mai di imparare. Ecco, non sentirsi mai appagati, questa è un po' la cosa. Cioè, io non sono quasi mai contento di come suono, magari sì, dico sì, bene, ma magari dura una settimana questo bene. La settimana dopo dico potrei far meglio e allora lavoro per far meglio. Stessa cosa è anche Adrian non è mai contento di come suona, quindi sono contento di questo, perché comunque vuol dire che nonostante il suo livello pazzesco, lui cerca sempre qualcosa in più. E quando ti accontenti, secondo me è finita. Cioè, nel senso. Ottimo, dai, direi che possiamo chiudere così, che poi la giornata lo ti ringrazio. Grazie mille.